guardate, è dolorosa, è una realtà dolorosa, ma accanto alla realtà dolorosa ci devono essere, è il momento, iniziative coraggiose. E io ve l'ho detto, rivolte all'agricoltura. Ci sono alcune zone di Farnina che si allagano quando piove, e lo sapete molto bene. E l'acqua si disperde, è acqua inutile, che crea solo danno. Reggimentiamo quest'acqua, utilizziamola. Senza acqua l'agricoltura è morta. Iniziamo a farlo. Iniziamo a dare attenzione vera, vera, alle persone più deboli, agli anziani. Iniziamo a farlo. C'è una casa di riposo che è stata chiusa ed è una vicenda molto dolorosa per questo paese, guardate. A me dispiace sapere che quella è una casa di riposo che è nata anche come fondazione perché era stata messa da parte una somma cospicua che doveva nel tempo essere utilizzata per far fronte ai bisogni degli anziani. La casa Trifogli Saggese, no? Ma che fine hanno fatto quei soldi che erano stati messi da parte, erano stati donati per questa casa di riposo? E che fine hanno fatto a Farnina? Chiediamocelo tutti quanti. I soldi che sono entrati dall'utilizzo, dalla gestione della discarica dei rifiuti. Farnina ha preso centinaia di migliaia di euro dai comuni vicini che scaricavano i loro rifiuti nella nostra discarica. E che fine hanno fatto quei soldi? A me risulta che non ci siano nemmeno i soldi che dovevano essere accantonati per legge per la sua messa in sicurezza finale. Questa è la realtà. Ma che fine hanno fatto? Ma perché invece di pensare a fare promesse di tutti i tipi non guardiamo fino in fondo alla realtà? Vedete, io parlo, ricordo, di cose dolorose e di cose da fare. Le intramezzo, si succedono, si alternano. Ma perché servono le une e serve la consapevolezza delle altre. Senza questa maturità un popolo non può riniziare. Senza i giovani che più promettenti, che non hanno spazio per dare sfogo alle loro iniziative musicali, artistiche, un paese è morto. Noi ne abbiamo ancora di questi giovani, guardate, solo che li mortifichiamo. Ed è sbagliato. La musica è essenziale come lo sport per i giovani. Ma voi vedete che ci sono iniziative oltre al raduno bandistico estivo? Non ce ne sono. Ma il raduno bandistico estivo, che è una bella tradizione, è rivolta a una fascia particolare della popolazione. Ma perché non ci sono pure i giovani? Ma perché ce li dobbiamo dimenticare? Sono o non sono il nostro futuro? Questa è la verità. Questa è la situazione. Noi abbiamo, ad esempio, degli spazi che andrebbero valorizzati turisticamente. San Domenico è una struttura meravigliosa. Noi abbiamo un organo all'interno di San Domenico, ristrutturato, altamente di pregio. E fu fatto un concerto, che io ricordi, un'occasione musicale, quando fu restaurato, e basta. E adesso probabilmente vorrà essere restaurato nuovamente, non lo so quali siano le condizioni, perché poi gli strumenti musicali, se non vengono utilizzati costantemente, purtroppo non perdono la loro efficienza. Ma io vi parlo di questo perché sarebbe bellissimo fare sapere a Matera che noi organizziamo una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, un concerto, facciamo sentire il nostro organo in una struttura, in una chiesa molto bella. Verrebbero le persone. Il turismo, ma voi come pensate che si possa stimolare? Non si può più solo stimolare mettendo assieme gli oggetti della nostra civiltà contadina, perché ogni paese ne ha. Quello è bello ed è una cosa che va offerta, perché è soprattutto il nostro ricordo, la nostra storia, quindi li dobbiamo conservare preziosamente. Ma il turismo non è solo su questo che si può basare. C'è la musica, ci sono le iniziative culturali. Noi abbiamo Macchia di Ferrandina, che potrebbe essere un
un luogo meraviglioso per organizzare fiere, per organizzare incontri, anche di studio. Ed è abbandonata, è completamente abbandonata. Peccato, molto. Abbiamo un centro storico che è stato deturpato. Noi dobbiamo fare turismo e dobbiamo ripartire da queste cose perché è importante. Dobbiamo rivalutare le cose belle che abbiamo e dobbiamo farle vedere alle persone. Così si inizia col turismo, non è mai stato fatto. Dovete sapere che quando ci siamo proposti agli organismi che sviluppano e propongono turismo a Matera a livello provinciale, sapete cosa ci hanno detto? Finalmente qualcuno di Ferrandina che vi vuole parlare con noi. Questa è la nostra realtà. E noi queste cose le abbiamo fatte prima di proporci a voi, perché volevamo assaggiare quali fossero le necessità, le opportunità, gli strumenti. Perché questa è maturità, questa è consapevolezza, questa è professionalità. Cercare di capire e proporsi con le idee. Il commercio, io ho sentito cose che rasentano il ridicolo. Ho letto, com'è possibile agevolare, fare pagare di meno gli ambulanti ferrandinesi rispetto agli altri? È una cosa incostituzionale, noi non possiamo gli spazi per gli ambulanti, figuratevi se a me non piacerebbe. Ma forse, vedete, l'avvocato serve in qualche cosa, per evitare magari altre cause e altre spese. Ma com'è possibile noi offrire i nostri spazi agli ambulanti ferrandinesi a un prezzo diverso rispetto agli ambulanti non di Ferrandina? È ridicolo. Ed è stato scritto in un programma elettorale. È ridicolo, è incostituzionale. Se ci dovessero dare una causa, noi dovremmo pagare altre spese. Questa è la verità di Ferrandina. Si dicono, e certe volte si fanno, cose assurde, abominevoli. E i milioni e milioni che noi dobbiamo pagare, è da questo che vengono fuori, da questi errori. O dalla necessità di accaparrarsi voti, simpatie elettorali. Noi non vogliamo accaparrarci nessuna simpatia elettorale. Vi vogliamo dire le cose come stanno. E vi vogliamo con serietà proporre una nuova Ferrandina. Un altro gruppo si chiama Ferrandina Vera, Viva, Ferrandina Viva. Dovete sapere una curiosità, ma ve la vogliamo regalare, che noi eravamo indecisi come chiamarci, se Nuova Ferrandina o Ferrandina Viva. Poi abbiamo abbandonato l'idea di Ferrandina Viva, perché riteniamo che l'altra Ferrandina non sia una Ferrandina morta. Poi dopo questo nome che noi abbiamo scartato è diventato testata d'angolo, come si dice, no? Per altri. Le idee molte volte si diffondono velocemente. Noi siamo Nuova Ferrandina. E nel nostro simbolo non abbiamo un palazzo da conquistare o farfalle che hanno la vita breve. Sono animali che hanno la vita breve, le farfalle. Abbiamo il simbolo di Ferrandina. È una cosa che appartiene a tutti. Abbiamo le colline di Ferrandina, abbiamo la croce di Ferrandina. E attorno a quella croce che indica sofferenza e rinascita, c'è un albero che è la vita nuova. Vedete, quando le cose si dicono veramente, da dentro, voi ve ne accorgete, perché ve ne accorgete. E quando non bisogna parlare per raccogliere simpatie, ma perché si vuole trasmettere veramente qualcosa, voi ve ne accorgete. E nelle case le persone se ne sono accorte. Questo farà andare su tutte le furie qualcuno, lo sappiamo. Non ci dispiace e non ci preoccupa.